Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, oggi ho un oggettino in test, in prova, e l'ho già usato, troverete qualche briciolo di terra in giro, ma per parlarvene, come sempre, quando posso lo provo prima. Allora, questo è un tubo piantatore, in questo caso della Abrec, ma ovviamente ce ne sono modelli molto simili, li trovate in giro, con distanziatore. Adesso ve ne parlo brevemente, le caratteristiche tecniche principali, poi lo vediamo sul campo. E allora, brevemente, cosa serve questo tubo piantatore? Per chi come me ha una schiena che proprio non è il massimo e le ginocchia cominciano ad andargli dietro, questo potrebbe essere una buona alternativa per piantare piantina per piantina, semi o bulbi, teste d'aglio o quant'altro, direttamente nel terreno. Allora, ha una bocca del diametro di 7 cm e mezzo, il tubo è lungo 89 cm, è molto leggero, della mirino, si tiene su con due dita. L'asta ha una lunghezza di 58 cm, si può regolare, danno in dotazione un cacciavite, c'è una fascetta, si regola la distanza tra una piantina e l'altra, dopo ve lo faccio vedere nell'orto, e a quel punto è semplice e abbastanza veloce, se ci sono alcune condizioni che vi dirò adesso, per trapiantare le piantine. Qui, una volta che si è inserita la piantina dentro, la piantina scorre fino alla fine, non esce perché c'è questa bocca a cono, bisogna premere ovviamente questa sorta di grilletto ed ecco che la piantina fuoriesce dal tubo. Affinché funzioni bene questo sistema occorrono due cose. Primo, o bisogna essere in due perché uno passa le piantine e l'altro si sposta di posizione in posizione per mettere la piantina nel terreno, oppure bisogna attrezzarsi tirando via le piantine prima dai vasetti, metterle in un recipiente, tenerlo vicino e quindi a ripetizione mettere dentro le piantine. E l'altra condizione è che il terreno deve essere molto molto soffice. Io in questo caso ho il compost, quindi è la cosa migliore. Dopo vedrete un attimino come funziona proprio nel compost con le piantine di peperoni, sia quelle grandi in vasetto da 10 cm se non erro, sia in quelle piccole piccole nel semenzaio che ho fatto a casa. Siamo sul campo, adesso vediamo un attimino come funziona. Se si è soli ovviamente si perde tempo perché bisogna togliere la piantina dal suo vasetto, no? Questo è un lavoro che va fatto o in due, uno toglie e continua a fornire la piantina a chi deve trapiantare, oppure se si prepara prima, si tolgono già tutte le piantine dai vasetti. Va bene, ok. Ma questo era giusto per vedere come funziona. Ho regolato l'asta a 25 cm. Allora, qua è molto semplice. Si infila dentro, ovviamente bisogna avere la terra molto smossa, farinosa, nel mio caso è compost, ci vado a nozze. Una volta che è dentro, si apre, si solleva e si lascia aperto. È una magia, che spettacolo. Ovviamente bisogna poi ripassare perché bisogna richiudere, no? Il compost basta poco così. Tenete conto anche che ha piovuto fino a stamattina, quindi è leggermente umido. Allora, il problema che si può porre è che magari il panetto di terra è un po' troppo grande per la circonferenza. Si smuove un attimino, si infila, lui va giù. Ecco qua. Dal momento che i peperoni vanno bene in consociazione con i cavoli, ne ho preparati alcuni. Questi sono veramente piccoli. Vediamo se funziona. Molto bene, molto bene. Qui dovrei entrare un po' meno in profondità, ma questo è perché mi ci devo fare la mano io. Mi sto divertendo, dico la verità, non l'avevo mai provato. L'avevo visto, avevo visto qualche video e sul mio terreno non si poteva utilizzare perché avete visto è un terreno veramente che non riuscivo ad andare molto sotto in profondità con la lavorazione, quindi dovevo usare il piantabulbi, per me non andava bene. Adesso quest'anno ho cambiato completamente il registro per quanto concerne il tipo di coltivazione e quindi una cosa del genere riesco a utilizzarla. Oh, ma è una figata! Mi sto divertendo. Come vi dicevo,
Ovviamente essendo solo perdo tempo, ma fossimo in due qui il lavoro si farebbe veramente in 5 minuti. Bene, è tutto per questo video, non c'è molto da vedere, funzionamento è veramente elementare. Ringrazio Abrek che me l'ha mandato e se avete disponibile un terreno morbido come questo e se vi preparate prima le piantine, vi assicuro che la schiena e le ginocchia ringraziano. Vi lascio qui nell'info box un codice sconto solo per voi, non ci guadagno niente. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.